Vediamo qui qualche slide della professoressa Irene Marzoli dell'Università di Camerino, cominciando da Kirchhoff, uno dei principali fisici che studiarono le proprietà dello spettro di corpo nero. Questi erano alcuni dei grafici sperimentali ottenuti dai fisici tedeschi che studiavano lo spettro di radiazione del corpo nero utilizzando delle cavità isoterme, mantenute a temperatura costante da resistenze elettriche percorse dalla corrente. E questa è la formula della radianza totale in funzione della temperatura, che cresce con la quarta potenza della temperatura assoluta. Totale, ricordiamo che significa che è la quantità di energia irraggiata ogni secondo da un metro quadrato di superficie di un corpo caldo su tutte le lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico. Qui abbiamo invece Wien e la sua formula, la legge dello spostamento del picco di massima emissione radiante.